Soddisfatto e compiaciuto il presidente della Fratres di Mussomelio, Vincenzo Sorge, che in una nota a sua firma analizza e rende noto in maniera minuziosa l'andamento delle tre serate della Notte Bianca a cui Fratres e Teleton hanno aderito. Ecco la nota del presidente Vincenzo Sorge. A Mussomeli, nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2021, si è svolta la festa del dono e della solidarietà. A nome mio e del gruppo Fratres di Mussomeli, dice Vincenzo Sorge, esprimo tutto il compiacimento per i risultati ottenuti dal protocollo d'intesa siglato tra Fratres Teleton, amministrazione comunale e Proloco, voluto fortemente dall'assessore Sebillo Conte, tante le organizzazioni ed enti, CISOM, Misericordia, Croce Rossa, ANFED, Associazione Don Diego di Vincenzo, ASP di Caltanissetta, Diocesi di Caltanissetta, che si sono aggiunte condividendo lo spirito della 3 giorni e che hanno permesso la buona riuscita dell'iniziativa. Gli eventi organizzati sono stati, dice Vincenzo Sorge, a mio avviso, l'esempio concreto di come possa essere efficace la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private. Insieme si fa di più e meglio. Il programma degli eventi è stato così articolato. Domenica 5, la giornata di prevenzione sanitaria organizzata dalla Fratres in collaborazione con il gruppo CISOM di Mussomeli e il patrocinio dell'amministrazione comunale di Mussomeli e dell'ASP di Caltanissetta. Grazie alla CISOM e alla Fratres al piazzale Moncibello sono stati erogati gratuitamente più di 40 servizi di screening cardiologici, nonché ottenere un nutrito numero di nuovi iscritti alla Fratres di Mussomeli. Contemporaneamente all'ospedale di Mussomeli si è svolta la giornata di donazione di sangue straordinaria organizzata dal gruppo Fratres di Mussomeli. Anche qui, dice Vincenzo Sorge, ottimi risultati, 16 donazioni straordinarie. Le attività di prevenzione sanitaria sono continuate in tutte e tre le giornate con l'attivazione di una postazione per la vaccinazione anti-Covid, iniziativa voluta dall'amministrazione comunale e nell'ASP di Caltanissetta in collaborazione con la Croce Rossa. A dare il via alle 3 serate sono stati la cover band dei Pooh, a seguire la serata del 6 sono stati i Singhiozzo e poi la band dei Negro Amaro. La terza serata si è aperta con il coro dell'Associazione Don Diego di Vincenzo ed è continuata con altre band. Ogni serata è stata preceduta da visione di video, l'ascolto di testimonianze, interventi diretti con i quali è stato possibile presentare i risultati dei progetti di ricerca, conoscere meglio il terzo settore presente nel nostro
territorio. Inoltre, con l'acquisto di gadget negli stand di Telethon è stato possibile contribuire con un contributo alla ricerca scientifica. Tanti sono stati gli interventi sul palco durante i 3 giorni, a cui vorrei rivolgere un grazie di cuore per i contributi e la collaborazione offerta per la riuscita della manifestazione. Voglio citarli tutti, dice Vincenzo Sorge, e ringraziare uno ad uno. Per l'amministrazione comunale il sindaco Giuseppe Catania, l'assessore allo sport e spettacolo Sebbi Loconte, l'assessore alla protezione civile Daniele Franciamore, per la Proloco la presidente Zina Falzone, e tutti i volontari del sodalizio. Per la Fratres locale hanno testimoniato, oltre evidentemente al sottoscritto, cioè Vincenzo Sorce, la segretaria Marilena Pastorello, i volontari Giacomo Piazza e Vincenzo Gengo, il medico Cordaro e l'infermiera Maria Ausilia Amico, l'assistente spirituale Pierenzo Costanzo. Un grazie va anche a tutti gli altri volontari del sodalizio e ai ragazzi del servizio civile. Per la Fratres provinciale il presidente Calogero Genco, mentre per la Fratres regionale la presidente Liliana Di Pasquale. Per il gruppo CISOM di Caltanissetta, il responsabile Vincenzo Profita. Per l'ASP di Caltanissetta, il dottor Benedetto Trobia, responsabile dell'ufficio vaccinazione e direttore sanitario del presidio ospedaliero di Mussomeli. Il dottore Nunzio Anciolo Marletta, direttore del centro trasfusione dell'ASP di Caltanissetta. Per la fondazione Telethon, il coordinatore Maurizio Gibilaro, il vice coordinatore Carmelo Furneri, le volontarie Loriana Palermo e Maria Cristina, volontarie Telethon, poi Sonia Pitiddu, la cantante che con la sua splendida voce ha deliziato i presenti tutte e tre le serate, la bella e brava Silvia, giornalista e presentatrice che ha condotto le 3 serate, per la diocesi di Caltanissetta il vicario generale padre Onofrio Castelli, per la FAST il presidente di Caltanissetta signor Invusa. La nota continua dicendo: nella speranza di non avere dimenticato nessuno, sempre Vincenzo Sorce che scrive, un altrettanto caloroso ringraziamento va ai tanti volontari delle organizzazioni di cui sopra, inclusi i ragazzi del servizio civile della Fratres Misericordia e Croce Rossa, che hanno permesso la riuscita degli eventi, ed anche ai tanti che hanno contribuito con l'acquisto dei gadget a finanziare i progetti Telethon. A conclusione di queste brevi note voglio solo ribadire quanto già scritto sopra e più volte detto sul palco: una società può costruire un sano futuro solo se investe sulla ricerca e se promuove e rafforza
la sinergia, la cooperazione e la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e private.